Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto Super Grazie in basso al video. La scomparsa di una persona è senza dubbio un evento triste che mette completamente fine alla tranquillità delle persone care. Le storie che analizzeremo oggi sono alquanto misteriose e circondate da eventi piuttosto anomali. Quindi preparatevi e mettetevi comodi, perché oggi in Viral Top vi narreremo la storia di tre inquietanti sparizioni circondate da oscuri misteri. Buona visione. Kenneth Lee Weech era un esperto escursionista americano che amava viaggiare nei deserti del Nevada. Kenneth è misteriosamente scomparso durante una delle sue numerose escursioni. E questo caso ha acquisito molta popolarità a causa degli strani eventi avvenuti prima della sparizione. Tutto ha inizio quando un uomo posta su YouTube un video intitolato «Figlio di un tecnico dell'Area 51». Nel video si vede un uomo che assicura che il padre aveva lavorato in quella misteriosa base militare. Lo stesso video attirò molta attenzione, ma a poco gli utenti iniziarono a concentrarsi su di un commento scritto da un uomo che si faceva chiamare SnakeBitG. Nel commento l'uomo affermò di aver vissuto le stesse situazioni inquietanti in una delle sue numerose esplorazioni nei deserti del Nevada. Quando vide una curiosa caverna il cui ingresso era a forma di M. L'uomo disse che una volta entrato all'interno della caverna avvertì uno strano brivido attraversargli il corpo, causandogli una strana debolezza. Quindi a quel punto decise di andar via. L'uomo che condivise questo commento fu proprio Kenneth Lee Weech. Il commento catturò subito l'attenzione delle persone, che iniziarono a sfidarlo di tornare lì e mostrare le sue esperienze in un video. Kenneth, incoraggiato da molte persone, decise di iniziare a pubblicare dei video sul suo canale, anche per parlare un po' più di sé. Kenneth era una brava persona, un uomo che ispirava fiducia e gentilezza, come si poteva vedere d'altronde dai video che pubblicava. My name is Kenny Beach and I invented the new improved toilet paper roll holder for the household. It works great and it's my own little invention and I'm going to show you how it works. Successivamente, dopo l'insistenza degli utenti che chiedevano di ritornare nella grotta, egli decise di organizzare questa spedizione, armato di camera e diversi oggetti di difesa personale, in caso di necessità. Pochi giorni dopo, Kenneth pubblicò il video della spedizione, ma non andò tutto come sperato. Well, here I am, on my hike. Up here in the mountains north of Las Vegas, this is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very, very end of this valley. It's kind of like a big canyon. This is an old mine, and there's a hole here that just goes way down. I'll show you that, and then I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in there right now, but I'm coming back someday. And I talked to some people on YouTube, and I told them, hey, I'm coming out here, you know, because they kind of called my hand on it. So I don't know if there's gonna be anything to it, but it might be interesting. If I can find it, I gotta relocate it, and this is a big mountain range I'm in. So
Hopefully I'll find it. It's shaped like a big M. It's a big cave that looks just like a gigantic M. And it's about as tall as I am and kind of narrow. And it's stuck on the side of a mountain. So I hope I can find it again. And if I do, I'm going in there. I'm going to put on my light and take my gun out and walk in there, see if I find anything. We'll see. Okay, so I'm back. I came down one mountain. I came over a ridge and I dropped down inside this canyon. Now that's actually behind me. I'm actually going. There's big mountains over there. There's a few caves over there, but that's not where I found it. But there's, as you can see, there's no water out here. So, there's a bird. Oh, I missed him. He's making noises. I wish I could get a picture of him. There's lots of little caves, but they're not the kind of cave I'm looking for. The kind of cave I'm looking for is deep, and it's dark, and it's shaped just like the letter M. So, and then there's caves like that. I'm not going up there. Well, I did not find the cave. That is so weird. I mean, I thought for sure I was just gonna be able to find it. I remember it being fairly easy. Who knows? But I am at the mouth of the canyon. There, I'm just now coming out. And now I have to take a big left-hand turn and walk all the way back to my truck, which is a long, hard trip because I've got a lot of up and down to do. That's it. I'll talk to you when I get back to my truck. Bye-bye. Dopo diverse ore di ricerca, infatti, egli non riuscì a trovare l'ingresso della grotta, ma decise di condividere il tutto con il suo pubblico, non pensando al fatto che sarebbe passato per bugiardo ed imbroglione, ricevendo molti insulti. A causa di tutto ciò, Kenneth si vide costretto ad organizzare una nuova spedizione affinché trovasse quella famosa caverna. E così fece. Dopo diversi mesi che Kenneth non condivideva contenuti sui social, un utente condivise la scoperta di un rapporto della polizia contenente la denuncia della scomparsa di Kenneth Lee Wiage. Dopo molte speculazioni, si scoprì che Kenneth scomparve proprio nell'intento di ritrovare quella grotta. Dopo diverse ricerche, durate molti mesi, fu ritrovata la sua auto in mezzo al deserto ed il suo cellulare all'interno di una grotta. Ma egli non fu ritrovato ed infine fu dichiarato morto. Pochi giorni dopo, la ragazza di Kenneth condivise un lungo messaggio nel quale esprimeva gratitudine per l'interesse mostrato verso la scomparsa del suo fidanzato. Questa scomparsa è una delle più misteriose in assoluto ed ha generato diverse ipotesi. Alcuni pensano che Kenneth sia riuscito a trovare la caverna senza riuscire ad uscire, mentre altri credono che senza rendersene conto, Kenneth abbia superato la zona delimitata dell'Area 51, pagandone le conseguenze. Qualunque cosa sia accaduta, la storia di Kenneth Lee Wiage è unica nel suo genere, e i pochi video da egli pubblicati restano come una sorta di eredità dopo la sua inquietante fine. Parliamo di una delle sparizioni di rilievo mediatico e meglio documentate degli ultimi anni. Accadde nel luglio del 2014, quando Lars Mittank, un tedesco di 28 anni, decise di fare un viaggio con i suoi amici in Bulgaria. Tutti coloro i quali conoscessero Lars lo descrivevano come una persona calma, gentile, molto disponibile e piuttosto introversa. Con i suoi amici,
trascorse le vacanze a Varna, in una località balneare della Bulgaria. Due sere prima della fine delle vacanze, Lars voleva uscire per visitare la città, ma nessuno dei suoi amici lo accompagnò, ed egli andò solo. Lars fece ritorno in albergo solo in tarda mattinata, con diverse ferite sul corpo. Quando gli fu chiesto cosa fosse accaduto, Lars rispose di aver litigato con due uomini a causa del calcio. Successivamente gli amici decisero di accompagnarlo in ospedale, dove il medico che lo prese in cura disse che non si trattava di nulla di grave, ma che aveva una lesione al timpano destro, guaribile in due giorni. Quindi, a causa di questa diagnosi, gli fu impedito di ritornare in Germania e gli fu consigliato di partire il giorno dopo. Detto questo, tutti gli amici decisero di rimanere con Lars, ma egli insistette affinché tornassero a casa. Così andarono via. Lars quella stessa notte lasciò il lussuoso hotel dove aveva soggiornato con i suoi amici, sistemandosi in un altro hotel molto più modesto, dal quale contattò la madre, riferendogli che qualcosa lo stesse inseguendo e che voleva fargli del male, ma non sapeva chi o cosa fosse. Quella stessa notte la trascorse vagando per i corridoi e salendo le scale dell'hotel, proprio come se stesse scappando da qualcosa. Al mattino seguente, Lars si precipitò in ospedale, dicendo al dottore che doveva lasciare il paese, ed egli, dopo un controllo, diede il benestare al viaggio. Una volta fatto il check-in, aspettò la chiamata per l'imbarco nella lounge room, ma una volta in fila per imbarcarsi sull'aereo e ritornare a casa, tutto d'un tratto si voltò, correndo per poi uscire dall'aeroporto, attraversando la strada per poi fare un salto di 2 metri. Dopodiché se ne persero le tracce. Nonostante le numerose ricerche, ad oggi risulta misteriosamente scomparso. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con un caso misterioso e terrificante allo stesso tempo. Il tutto accadde quando Karen ricevette un messaggio da suo marito Henry alle ore 2:08 del mattino del 7 settembre del 2015. Nel messaggio si ode un Henry terrorizzato che chiede aiuto mentre viene inseguito da qualcosa o qualcuno che emetteva dei versi del tutto innaturali. A proposito del messaggio, cari amici, tra poco ve ne faremo ascoltare una piccola parte trapelata grazie ai media, nella quale non si capisce tanto, ma si sentono delle urla alquanto terrificanti. It's a voicemail unlike anything you've ever heard before. There are 2 minutes worth of noises, bizarre ones, but very little actual talking. Authorities confirmed the disturbing middle-of-the-night call came from Henry McCabe's cell phone. It was Labor Day, September 7th at 2:28 in the morning. Dopo aver ricevuto questo messaggio, Karen contattò la polizia per denunciare il fatto. Quindi una pattuglia si recò a casa, ma non c'era nessuno. Il fatto è che la notte nella quale accadde il tutto, Karen era in California con i figli, mentre Henry rimase a casa per motivi di lavoro. Quella notte Henry uscì con due dei suoi amici e nel rientrare a casa
chiese loro di lasciarlo alla stazione di servizio. Si presume che da lì abbia inviato quel messaggio terrificante alla moglie, ma nessuno alla stazione di servizio si ricordava di averlo visto quella notte. Dopo aver rintracciato il segnale del suo cellulare, si scoprì che l'ultima ubicazione fosse New Brighton. Dopo circa 2 mesi, un contadino, inoltre, riferì di aver ritrovato un cadavere in un lago. Dopo alcune analisi, purtroppo, si scoprì che apparteneva ad Henry. L'analisi forense non riscontrò ferite di alcun tipo sul corpo, quindi fu stabilito che Henry morì per annegamento. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.